sera, procediamo all'appello. Buonasera. C'è la squadra, presente. Capano Mastrega. Presente. Dardi Iva. Assente. Assente. Marco Ivisa. Assente. Assente. Ussuani. Presente. Assente. Tardetti Rosario. Assente. Assente. Dore Carmelo. Assente. Salma Sosa. Presente. Presente. Casolano Gennaro. Presente. Ebrede Giovanni. Assente. Bruno Rambre. Assente. Giovanni Vincenzo. Presente. Danza Giuseppe. Presente. Paezza Nicola. Presente. Carla Giuseppe. Presente. Russo Francesco. Assente. Carlo Vincenzo. Presente. Luca Senta. Presente. Elia Mistodomini. Presente. Ferrara Mano. Presente. Cortese Giannuca. Presente. Esposito Orsino. Presente. Santino Giuseppe. Presente. Ignati Eri. Presente. Chiesa della squadra. Presente. Locale ordinato, signor Presidente, 18. Allora, 18, non si tiene la sede falta. Prima di procedere all'ordine del giorno, il sindaco mi ricorda di fare le congratulazioni al consigliere Andrea Capano per la recente nomina ad assistente dell'Europarlamentare da Punto a Pusse. Veramente sarà stato il consigliere Capano assicurare Vitto e Roccio al consiglio per quanto riguarda. Allora dicevo, sarà pure del consigliere Capano assicurare bene il pesco al consiglio. Allora, detto che ci sono delle comunicazioni, innanzitutto voglio portare a conoscenza del Consiglio Comunale che sono pervenute all'attenzione del Sindaco le dimissioni degli assessori comunali nell'ordine da Giulio e da qualche mese. Cassettino, Pietro D'Andra, Maria De Rosa, Fabio Esposito, Maria Mercardi e Antonio Ricciardi. A seguito delle dimissioni il sindaco ha proceduto a fare la nuova giunta, letto le atti nominativi, quindi con decreto del sindaco, procedendo alla decisione del 28 giugno 2018, decreto di nominare Giovanni Marignano, assessore comunale, dottor Fabio Esposito, la dottoressa Maria Mercardi, la dottoressa Maria Tommasina D'Onofrio, l'avvocato Antonio Ricciardi, l'architetto Alessandra Cretella. Resta una delega ad interim che il sindaco è venuto in questo momento tenere per sé, che la delega al bilancio. Per quanto riguarda le deleghe, allora, affari istituzionali, innovazione tecnologica, personale del Consiglio per il Giovanni Mariano, lavori pubblici, manutenzione, sport, spettacolo e turismo per il dottor Fabio Esposito, sicurezza urbana, mobilità, attività produttiva e sviluppo delle periferie, anche dei servizi demografici per la dottoressa Maria Mercanti, politiche sociali, istruzione pubblica, dottoressa Tommasina D'Onofrio, pratiche per l'ambiente e ciclo dei dati di patrimonio abitativo comunale, avvocato Antonio Ricciardi, bilancio, programmazione economica e tutti i legali, punta di massimo livello, assetto e pianificazione del territorio, architetto Alessandro Cretella. Poi porto all'attenzione del Consiglio Comunale che sono pervenute
due proposte, una di alcuni consigli comunali, per quanto riguarda proposta di delibera sotto la azione del consiglio comunale, monitoraggio ambientale del territorio, salvaguardia della salute pubblica, una dei consiglieri Talletti, Saura, Petrone, Capano e Sanandro, e poi c'è una proposta di defiscalizzazione delle nuove attività economiche a firma dei consiglieri Sauna, Talletti, Petrone, Capano, Nagra. Allora, le suddette proposte, così come previsto dalla Convenzione, sono state inoltrate da questo ufficio di presidenza ai dirigenti per l'opportuno parere per la trasmissione nelle competenti commissioni. Fatto questo, procediamo con l'ordine del giorno. Noi adesso siamo in seduta straordinaria, seconda convocazione, per tre capi che erano oggetto della seduta di consiglio comunale che è andata deserta il puntata. E poi proseguiamo in seduta ordinaria degli altri capi del giorno. Ho visto una mano alzarsi nella mano del consigliere Salva per se siamo nell'ora iniziale. Prego, consigliere Salva.